in questo ordine. Dicevamo già ieri sera che tra le tante tematiche ne abbiamo scelte alcune. Allora potremmo intitolare così, rifacendosi al messaggio di liberazione, il giubileo che Gesù ha annunciato, potremmo dire che la giornata di oggi sottolinea questo aspetto, liberare l'uomo. Domani liberare la terra, il terzo giorno liberare la misericordia e l'ultimo giorno liberare il Cristo e il Vangelo. Allora in questo liberare l'uomo, questa sottolineatura del viaggio come metafora della vita, come ricerca di senso e di questo misterioso oltre. Il pellegrino va, cammina, non per restarci là nel luogo dove deve arrivare, ma per ritornare alla vita ordinaria attraverso un'esperienza privilegiata, ritornare alla vita ordinaria in modo nuovo. Il pellegrinaggio diventa un momento, occasione di incontro con se stessi, con la vita, con gli altri, con la storia, la natura, il cosmo e Dio. Camminare con gli altri diventa anche un'esperienza di fraternità e di ecumenismo. Allora questa mattina noi avremo due relazioni. La prima, quella di Roberto Cipriani, che è un sociologo dell'Università di Roma e dell'Università di Chieti, e un uomo che si è reso anche famoso per inchieste varie di sociologia religiosa, le ha fatte insieme con il Garelli, il cui nome forse è più conosciuto nella Chiesa italiana perché è stato anche a Palermo, e poi avremo la riflessione biblica di Bruno Maggioni, che anche è un uomo molto conosciuto, tra l'altro spot pubblicitario, ha pubblicato diversi libri anche con la Cittadella Editrice e quindi li troverete, ecco, anche lì. Allora diamo il benvenuto al nostro Roberto Cipriani. Dov'è? Andato a finire? Ecco. Si farà aiutare anche con qualche spezzone di video nella sua relazione. Quindi andremo avanti così. Un'ora il professor Cipriani, poi faremo un break e poi ci sarà la riflessione e meditazione di Bruno Maggioni. Grazie. Grazie davvero, perché tornare alla Cittadella fa sempre molto piacere per lo spirito con il quale queste iniziative vengono organizzate, quello spirito che consente ad esempio di ascoltare un intervento come quello di ieri sera, così appassionato, così ricco di stimoli e di provocazioni ovviamente. Un intervento che si può condividere o non condividere, ma che certo ci pone in questione. L'intervento mio di questa mattina ha un taglio diverso. Non sarò portato da istanze di tipo deontologico, non insisterò sul dover essere, e questo non significa che io sia critico rispetto alla proposta, all'annuncio del dover essere di ieri sera, che anzi condivido, lo dico esplicitamente. Dico solo che il taglio è diverso, è un taglio di analisi e di interpretazione. E da questo taglio di analisi e di interpretazione può venire fuori una lettura, non dico diversa, ma che si aggiunge a quella che già ci è stata proposta con tanta efficacia ieri sera. Qual è il tipo di lettura che insieme cercheremo di fare? È un tipo di lettura sociologica che guarda ai dati di fatto della realtà per capire che cosa c'è dietro questa realtà. Per capire, usiamo una parola chiave che ci conduce un po' per tutto questo viaggio, per capire l'intenzionalità, qual è l'intento.
E quindi dico subito l'ipotesi di lavoro da cui parto. Il viaggio come esperienza vitale, il pellegrinaggio, il giubileo. Al di là dell'intento di un Bonifacio VIII o di un Giovanni Paolo II, qual è poi, a livello di base, di popolo di Dio, l'intento di coloro che vi partecipano? E voglio fare insieme con voi questo viaggio con un taglio che non è solo cattolico, con un taglio interconfessionale. E incastonerò nel mio intervento tre spunti di filmati che hanno a che vedere con questa esperienza del viaggio, con questa esperienza del pellegrinaggio. E vedremo questi tre momenti in ambito cattolico, in ambito islamico e in ambito induista. E vedremo quali e quanti sono i punti di contatto che ci consentono di andare anche al di là di quello che è il nostro punto di vista madre, cioè quello cattolico. Dunque, l'idea del viaggio, un'idea evocatrice senz'altro, anche la nostra qui di queste ore è un'esperienza di viaggio. Un'esperienza che ha dei richiami irresistibili, quasi ancestrali, si potrebbe dire, persino inconsci, eppure radicati storicamente nelle nostre esperienze, nel nostro vissuto, radicati culturalmente in quello che è il nostro bagaglio di percezioni del mondo. Il viaggio come desiderio del nuovo, come desiderio di apprendimento, il viaggio come desiderio di scoperta di una risposta. Ma si badi bene, non sempre si trova la risposta. Diciamo che la caratteristica forse più importante del viaggio è il cercare la risposta, indipendentemente dal fatto che la si trovi o no. Dunque, il viaggio come ricerca. Il viaggio anche per questo come esperienza vitale. Non sono uno specialista di sociolinguistica, però nello studiare il tema del viaggio in previsione di questo incontro sono tali e tante le convergenze dei termini, per cui veramente non posso esimermi dal segnalarvi come, nonostante le differenze di cultura, nonostante le differenze di lingua, nonostante le differenze di appartenenza nazionale e di adesione religiosa, vi sono delle radici linguistiche che ritornano nelle diverse religioni e che si riverberano negli atti che i diversi fedeli compiono in occasione del viaggio, in occasione del pellegrinaggio. Ed è una scoperta che non credo possa lasciare tranquilli rispetto a quello che è il nostro solito punto di vista, come se il mondo così come noi è concepito fosse l'unico mondo possibile. L'origine latina del termine viaggio, viaticum. Viaticum che significa in sostanza provvista, che può essere provvista di vesti, di cibo, di denaro, proprio per il viaggio, per muoversi. Ma il viaticum è anche, nell'espressione latina, il denaro o il bottino predato, il peculio, da cui poi anche il termine peculato. O, altro risvolto, altro versante, il denaro risparmiato, quello che si è messo da parte in modo tale che il viaggio, la vita, possa continuare senza particolari rischi. Ma il viaticum, ed è una espressione che troviamo una sola volta nei testi latini,
ecco qui un'altra assonanza, no? Un'altra eco, è la somma assegnata allo studente per il suo mantenimento a Roma. Dunque il viaticum come risorsa. E quindi possiamo anche dire come risorsa vitale, risorsa per la vita. Dunque già cominciamo a intravedere una serie di assonanze, di affinità tra viatico, viaggio, via, vita. Vedete che sostanzialmente la radice è la medesima. E non è un caso che questa radice ritorni, si rifletta continuamente nei diversi termini che abbiamo citati. Ovviamente un'altra assonanza immediata è quella fra viaggio e pellegrinaggio, perché in fondo il pellegrinare è l'andar per via, di posto in posto. Però vorrei anche rubare un po' il mestiere agli specialisti di esegesi biblica, notando, e in questo porto acqua al mulino di Enzo Bianchi, che l'idea della vita come pellegrinaggio è un'idea piuttosto da attribuire ai testi neotestamentari che non ai testi veterotestamentari. Anzi, diciamo di più, che nei testi più antichi, quindi nei veterotestamentari, nel Vecchio Testamento, persino l'idea di santuario non è ancora ben coagulata, non è ancora ben evidente. Si parla poco di santuario. Quindi la vita come pellegrinaggio è piuttosto una elaborazione nuova. La vita come pellegrinaggio, che significa anche vita travagliata, viaggio difficile, viaggio rischioso. E quindi qui in qualche modo recuperiamo una valenza purificatrice dello stesso viaggio, dello stesso pellegrinaggio, perché consente questa esperienza di dolore, di sofferenza, di difficoltà. Chiaro che il modello massimo per i cristiani è Cristo stesso, che andò lui, Dio, fattosi uomo, peregrinando sulla terra. Lo stesso suo vicario, potremmo dire, è, lo sappiamo benissimo, un po' una sorta di quintessenza del viaggio, sino al punto che intende il viaggio portato alle sue estreme conseguenze, sino alla consumazione della fine del viaggio, come questa esperienza parigina sembra segnalarci. Precedenti significativi sul viaggio non mancano. Ovviamente dal viaggio dantesco a quello di Marco Polo, dai viaggi di Gulliver e di Jonathan Swift nel Settecento, sino ai viaggi di Verne, prima ipotizzati, pensate, Verne scrive il romanzo Dalla Terra alla Luna nel 1865 e poi realizzati. Lo sbarco sulla Luna avviene poco più di un secolo dopo, 20 luglio 69, 104 anni dopo. Ipotesi, utopia, concretizzazione. Ma visto che stiamo facendo un po' di storia del viaggio, ci sono dei viaggi che hanno costellato la storia del cristianesimo con una loro particolare peculiarità. Ieri sera si parlava di ambiguità del giubileo. E dove mettiamo le ambiguità delle crociate, ancor prima del giubileo? Viaggio, guerra, pellegrinaggio, commercio, conflitto politico, anche per ragioni di discendenza. Certo, la riforma si lega al giubileo, si lega alle indulgenze, ha ragione Enzo Bianchi, ma prima della riforma protestante ci sono altre esperienze di contestazione. Pietro Valdo,
è da collocare abbastanza prima. È un capitolo su cui molti hanno scritto e che per il momento lasciamo da parte. Continuiamo dunque il nostro viaggio sul viaggio. Il viaggio come una esperienza tutto sommato senza limiti di tempo, persino la cinematografia si è impossessata con un film che ha avuto un grande successo, Back to the Future, Ritorno al futuro, per dire questa esperienza del viaggio senza limiti di tempo, ma anche senza limiti di spazio. 20 luglio 69 sulla Luna, quando su Marte? Oggi si parla molto di viaggi virtuali. E il virtuale è naturalmente legato anche ad un'esperienza tecnologica nuova. L'uso del digitale al posto dell'analogico. Il filmato che vedremo all'inizio, intitolato Guarda caso, Il viaggio, è stato realizzato prima in digitale, cioè in virtuale, cioè si è immaginato come poteva essere, attraverso naturalmente un sistema computerizzato, e poi è stato di fatto riversato in forma analogica così come noi la vediamo. Cioè ne possiamo immaginare decine, centinaia, migliaia di soluzioni, tutte virtuali, tutte legate alla nostra fantasia, e le possiamo scomporre e ricomporre come vogliamo. Anche questa è una delle sfide del futuro. E Namir Rezzolla su questo ha molte cose da dire, le ha già dette. Dunque il viaggio virtuale, che è un viaggio nella memoria, ognuno di noi può viaggiare nella propria memoria, nella propria fantasia, nell'utopia, quindi spingersi sul futuro, ma anche viaggio virtuale come viaggio dello spirito. C'è una connotazione che vorrei sottolineare, enfatizzare. Chi viaggia non teme il confronto con il diverso, perché sa che si troverà di fronte a qualcosa che non è abituale. Altrimenti non si avvierebbe neppure, conoscendo il rischio a cui va incontro. Conosciamo oggi altre forme di viaggi, i viaggi cosiddetti nei paradisi artificiali, i viaggi degli allucinogeni. Ecco, noi siamo più abituati ad un certo tipo di lettura di questo viaggio particolare, ma in altre culture, penso ad esempio al candomblé brasiliano, l'allucinogeno consente la trance consente il collegamento con la dimensione metafisica. E sto parlando non a caso del candomblé, che è una sorta di mix tra esperienze di cultura africana ed esperienze di cultura cattolica, con l'altare, con alcune divinità,